A Pescara da lunedì al via i lavori nei sottopassi di via Ferrari con una successiva modifica alla viabilità, a riferirlo il sindaco Masci e l'assessore Mascia. Sì, dobbiamo rifare l'asfalto di quei due sottopassi perché l'asfalto è molto ammalorato ed è giusto rifarlo. Abbiamo previsto di fare l'intervento in questo periodo, proprio perché questo è un periodo a traffico attenuato su Pescara, soprattutto nella zona di Via Ferrari. Quindi ci sarà qualche giorno in cui le difficoltà comunque viarie potranno esserci, ma abbiamo calcolato rispetto a una nuova formula di viabilità che sicuramente le situazioni a rischio saranno assolutamente attenuate perché modificheremo la viabilità in quella zona in modo tale che i cittadini possano avere strade alternative e soprattutto il rifacimento dei due sottopassi non comporti particolari problemi. Però era necessario intervenire, interveniamo da lunedì, i lavori dureranno al massimo 4 giorni e quindi entro giovedì avremo i sottopassi rifatti, l'asfalto di tutta quella zona sarà rifatto perché oramai l'asfalto è molto rovinato ed era giusto intervenire immediatamente. Questo è uno degli interventi che sicuramente miglioreranno la viabilità in quella zona. Ci sarà sicuramente una modifica alla viabilità, ma sarà una modifica che comporterà dei miglioramenti anche in termini di viari.